Venerdì 26 ottobre 2018 ci troviamo alla bocciofila di Morciola di Vallefoglia per una grandissima festa, una festa che ormai dura da anni per festeggiare gli anziani che sono un po' i nonni di tutti quanti. Ci sarà anche una premiazione per i novantenni, ci sarà tanta musica, tutto questo organizzato dal comune di Vallefoglia ma con tanti anche volontari, quindi in questo speciale cercheremo un po' di dare voce ai premiati, anche ai volontari e a tutti coloro che ruotano intorno a questo grande evento. Allora, come vedete, sono contornato da chi lavora tanto, perché giustamente si ringrazia il comune di Vallefoglia che ha organizzato questo bel evento, ma poi ci sono anche tante persone che danno la loro mano d'opera. Sono in compagnia qui, parla Graziella a nome di tutte quante. Ecco, allora Graziella, vieni pure, non essere timida, perché allora intanto facciamo subito vedere una bella pianta dei tavoli, perché qui a Vallefoglia siete organizzatissimi. Questo è vero, perché altrimenti con tutto questo numero di persone non riusciremo a gestirla la cosa. Allora, visto che appunto il numero è grande, abbiamo deciso di farci una piantina su tutta la sala. Ecco, perché diciamo che questo è un evento che ormai ha 20 anni, è partito quasi in sordina, quasi per scherzo, con poche persone, poi invece ci è voluto. Sì, proprio così. Circa 20 anni fa il comune ha pensato di fare appunto, di incontrare queste persone grandi. La prima edizione si chiamava proprio per gli anziani, avevamo tutti le parananze con la scritta anziani, e fino a oggi che siamo diventati 460. E a brevissimo partirà la cena, bisogna andare da mangiare a 460. In quanti siete, Graziella, a lavorare? A lavorare siamo 25-30, per forza. Quindi noi facciamo intanto un grande complimento a tutti quanti, perché è giusto dare il merito a chi viene premiato, agli anziani che vengono premiati, ma è giusto dare il merito anche a chi lavora. Complimenti a nome di Fano TV tutti quanti, fate un bel saluto perché adesso si va a lavorare, eh? Adesso si va a lavorare. Salutate a tutti in camera qua. Ciao. Ecco qua. Ciao. Palmiro Chielli, sindaco di Vallefoglia, una grandissima serata e soprattutto si festeggiano gli anziani, vuol dire che in questo comune si sta proprio bene. Ma dunque questa penso che sia la più grande festa della longevità delle Marche, sono circa 40 giovanotti ultra novantenni, sono quasi 500 persone e penso che verrà poi più tardi a fare un saluto anche il presidente della giunta regionale. È 20 anni che dura questa iniziativa e la grandezza di un territorio, di una comunità e anche la lungimiranza di queste persone che hanno fatto grande questo territorio, che hanno creato imprese, attività commerciali, operai, agricoltori, quindi è una grande iniziativa importante che tende a crescere anno dopo anno un po' come il territorio. Quindi è un'iniziativa anche di ringraziamento, siamo particolarmente felici e gli facciamo un in bocca al lupo per continuare a vivere a lungo in un territorio di tranquillità, di longevità e anche di felicità, perché molti riescono anche a 90 anni ed oltre a pensare al futuro, ad essere felici e a rendere felice anche le loro famiglie. Voce ai protagonisti di questa serata, sono in compagnia di una signora che si è fermato perché segue sempre Fano TV, vero signora? Sì. Come si chiama? Isella. Allora, signora, intanto vogliamo sapere se è il primo anno che partecipa in questa bella festa oppure no. Ormai sono anni? No, è 3-4 anni. Ormai sono anni, perché qui insomma si mangia bene, mi sa, vi divertite, c'è la bella musica. Poi veniamo anche per stare tutti in compagnia, siamo ormai tutti grandini, bisogna che ci ritroviamo qualche volta, se no
come facciamo? Lei viene da dove, signora? Da Montecchio. Allora salutiamo la signora, anche tutte le persone di Montecchio che ci guardano sempre, perché stiamo riscontrando un bel affetto da parte Io ti seguo sempre, comunque mi piaci. Bene, sei bravissimo. A nome di tutta la squadra di Fano TV. Sì. Allora abbiamo continuato il viaggio qui alla scoperta dei premiati di questa serata e sono in compagnia del signor Mario Mariotti, giusto? Sì. Allora è stato premiato poco fa e vogliamo sapere quanti anni ha Mario Mariotti? 90. 90, preciso. Manca 2 mesi. Manca 2 mesi. Un mese e mezzo. Ormai ci siamo. Sì, sì. Allora noi le facciamo i complimenti perché è bellissimo venire a festeggiare qua un bel compleanno anche insieme a altri 400 persone, perché insomma il segreto per arrivare bene a 90 anni è anche stare in compagnia, vero? Va bene, grazie. Ti faccio un bel saluto a Fano TV, canale 17. Eravamo a caccia di chi aveva avuto l'attestato da poco e mi sono imbattuto nella signora, il suo nome? Tina Ciaroni, vedova a Pensalfino. La signora Tina, che mi ha detto già telecamere spente, che lei in realtà questo attestato l'ha già avuto quasi 5 anni fa. Quindi se oggi sono stati premiati i 90 anni, non diciamo l'età della signora, ma facendo i calcoli si capisce. Allora, per prima cosa io, a nome di tutta Fano TV, le faccio i complimenti, perché qua ancora ha tanta voglia di stare insieme e di divertirsi. Sì, no, divertirmi cosa. No, però mi piace rivedere la gente di ieri, rivedere la gioventù, rivedere tante amiche, però penso anche le mie amiche che ho perso, adesso ne ho perso una che parlavo dal terrazzo al mattino, aprivo la finestra della camera. E lei che si alzava prima mi salutava e io, Liliana, ciao! A proposito di sicuramente, si starà guardando da lassù la sua amica e sì, sicuramente volevamo anche sapere un'altra cosa, a proposito dei tempi passati. Lei signora che lavoro faceva? La contadina! La contadina, ho sempre fatto la contadina, cosa fai? Io non so fare, insomma, la mi firma tutta la Ma lo so, ma anche fare il contadino non è un lavoro semplice e soprattutto non in tanti lo conoscono. No, e difatti, ma che bordello mi tocca sempre sgnap. E ora che detto l'acqua, ma le vite, c'è ben 10 vite. Non festeggio. Ancora un pochettino da degli ordini, perché. E loro mi chiedono poi. Ci vogliono i consigli della persona più saggia, sì. È giusto così. Per l'insalata, quanto devo mettere, Marcello. Marco di meno perché lui è più giovane, lavora. Si può dire che lei sa tutti i segreti ormai dell'agricoltura. Sì. Dopo tutti questi anni ormai, sì. Ne ha viste parecchie. Sì, sì. Signora Tina, noi la ringraziamo di Fano TV. Sicuramente si rivedrà nel canale 17. Quanto la vedremo. La prossima settimana andrà in onda. Adesso lei si fa un bel saluto lì e poi si rivede da casa. Ci vediamo, grazie della vostra grande gentilezza e dei vostri grandi sorrisi. Grazie a lei, a signora una Tina. Una vecchietta come me, grazie. Allora, pochi secondi fa abbiamo intervistato la signora Tina e qua invece abbiamo il figlio. Come si chiama? Marcello. Allora, signor Marcello, ma come fa? Qual è il segreto di sua mamma, secondo lei, dal punto di vista del figlio? Vogliamo, è sempre stata così attiva la sua mamma? È sempre stata così, sì. Poi adesso è anche più severa, so ben che è anziana. Una miseria, tocca. Perché ancora dai consigli per l'agricoltura, perché lei lo sa come si fa. Ah, ma non è l'agricoltura, è mandalia. Tocca di anche questo. Va bene, noi la ringraziamo. Sì. Perché guarda sempre il rosario su Telefano. Ah, ok. La Tina. La signora ci segue sempre, abbiamo sentito. Allora, noi intanto vi ringraziamo anche per questa interruzione e buon appetito perché a breve inizierà la cena. Grazie. Allora, quando c'è una grande festa, c'è sempre una grande musica.
e la musica è affidata a questo gruppo particolare. Allora, intanto vogliamo il vostro nome e i vostri nomi soprattutto. Mi hanno detto di parlare con l'uomo con l'organetto. L'uomo con l'organetto sono io, allora. Sono Thomas Bertuccioli, noi siamo i Benandanti. Poi abbiamo Andrea Vincenzetti, Massimo Ciaroni e Mattia Costantini. Ecco, allora, intanto da dove venite? Perché vogliamo sapere un po' a livello territoriale. Siamo proprio da questa zona qua, nel senso che io sono di Catabrighe, però adesso vivo a Pozzo Alto. Lui è di Pesaro, Massimo di Talacchio, un'istituzione di Talacchio proprio. Quindi diciamo che questa sera giocate un po' in casa. Sì, 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 giochiamo in casa, sì. E vi divertite a suonare una musica particolare? Che tipo? Noi facciamo una musica che è una musica tradizionale. Abbiamo ripreso delle musiche che si facevano anticamente nelle veglie, i contadini, quando ballavano nelle case e usavano a ballare questi balli vecchi, questi balli antichi. Noi riproponiamo questo tipo di musiche, un po' della zona, anche della nostra zona, ma anche europee, anche altre zone d'Italia. Quindi ci sarà qualche signore che è stato premiato, che magari ha 90 anni, che questa l'ha sentita veramente, quindi sarà anche un bel risentire una musica magari della giovinezza. Eh sì, sarebbe bello che poi magari ci desse anche qualche consiglio, suggerimento, anche perché noi vogliamo ricostruire questi balli, queste danze e queste musiche. È bello mantenere un po' salde le radici. Allora, il violino, la chitarra, l'organetto, e io vorrei sapere il nome di questo strumento. Il putipù. Che come fa? Okay, perfetto, allora, no, perché questo era importante sentirlo, ma allora avete parlato un po' di voi, ma vogliamo sentire un po' di musica. Allora facciamo così, io vi ringrazio intanto, esco dalla scena perché io c'entro poco, e ci fate assaggiare un po' del vostro repertorio. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie a te. Anche il consigliere regionale Biancani presente in questa serata di festa, ed è bello questo incontro tra le vecchie generazioni che hanno sempre qualcosa da insegnare. Sì, devo dire che questa festa che si fa da oltre 20 anni qui a Vallefoglia è veramente stata una bella idea. Questa sera vengono in qualche modo premiate, riconosciute le persone che hanno già compiuto 90 anni, sono circa una quarantina qui a Vallefoglia, ed è anche un modo per riconoscere il grande lavoro che molto spesso gli anziani fanno all'interno delle famiglie. È ormai una cosa detta e ridetta, però va sempre ricordata, che molte famiglie riescono a tirare avanti grazie al contributo degli anziani, soprattutto per stare vicino magari ai nipoti, quindi ai figli dei figli, e veramente il loro contributo all'interno della nostra società è un contributo importante, e per questo è opportuno trovare un momento per poterli ringraziare. Complimenti di nuovo a Vallefoglia per continuare a credere in questa iniziativa. Allora andiamo a cercare un'altra intervista, andiamo a caccia di interviste. Allora signora, intanto il suo nome? Giuliana. Allora la signora Giuliana direttamente da dove viene? Montecchio. Da Montecchio. Come sta andando questa cena? Intanto il primo è arrivato. Va molto bene, molta gente. I due primi com'erano? Buoni. Adesso aspettiamo la carne. Sì. Perché poi insomma a stomaco vuoto non si ragiona tanto, invece a stomaco pieno è tutto vero, meglio. È vero, hai ragione. La musica popolare le piace di questi ragazzi che stanno? Sì. Un po' di casino, ma... Ma ci vuole per far festa. È vero. Anche grazie signora, buona serata. Grazie anche lei. Presente anche il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Una serata importante per ricordarsi delle persone che veramente hanno fatto un po' la storia di questa città, ma poi anche un po' per tutta la regione, Vale. Beh, la caratteristica della longevità è proprio una caratteristica della Regione Marche, è un segno della qualità della vita, dell'ambiente, di un territorio che è in grado quindi di mantenere a lungo le persone. Ed è veramente importante questa iniziativa fatta dal Comune di Vallefoglia di chiamare a raccolta tutti i novantenni dintorni, di dare questo riconoscimento e far comprendere come chi è con l'età più avanti è una persona per noi importante, e sono quelli che hanno
costruito la società in cui viviamo, sono quelli che con il loro lavoro ci permettono di stare, credo, in uno dei territori più belli del nostro paese, ed è giusto riconoscerne il valore. Che la festa dedicata alle persone che con il loro lavoro, con la loro vita, ci hanno regalato un territorio fra i più belli in assoluto del nostro paese. Un luogo dove si vive bene, si vive a lungo, ma non è arrivato dal cielo, è arrivato dalle persone che giorno dopo giorno, nella loro famiglia, con il loro impegno, ci hanno regalato tutto questo. E non bisogna dimenticarsi, bisogna ricordarsi, e il Comune ha fatto molto bene in questa iniziativa a creare un momento in cui si sta insieme in maniera conviviale e dà la possibilità di riconoscere e di essere grati alle persone che hanno fatto tutto questo per noi. Un'altra novantenne, ma veramente proprio che una ragazzina, la signora Sestina. Novantenne. Novantenne, lei ha tanta vitalità, abbiamo visto che è arrivata, ha fatto ballare e cantare tutti. A tutti, da ste sveglia da gente. Tocca dormire. E questo è il segreto per arrivare a novantenne. Sono nata a Ripe, nel comune di Montelabate. Mio padre aveva 10 figli e si tagliava il grano, si lavorava la terra. Ma le sap, tu le lascevano la mattina, nessuno se le portava via e ne piacevano. Signora, lei quanti figli ha? Adesso io ho 6 figli. Quindi anche tanti nipoti. Ho 14 nipoti e 15 pronipoti. Quando siete tutti a mangiare, siete una tavola grande. Porta me, adesso faccio un pranzo in centro. Siamo più di tutti quelli che sono qua. Allora, sapete che la signora Sestina è un'ottima canterina e gli piace soprattutto una canzone che sentivamo prima. Che canzone è? Campagnola Bella. Campagnola Bella, allora. Perché io abbiamo lavorato sempre sui campi. Cantavate queste canzoni? Cioè cantava, si tagliava il grano. Allora anche con... Per Mazzolin dei Fiori. Il Mazzolin dei Facciamo Fiori. Il Mazzolin dei Fiori? Questo mio nipote è nato il primo bebè nella casa mia. Allora signora, per tutto il pubblico di Fanno TV facciamo sentire quel Mazzolin dei Fiori, vai. La sai? Sì. Il Mazzolin dei Fiori che viene dalla montagna. Quel Mazzolin dei Fiori che viene dalla montagna. Che bada ben che non si bagna, che lo devo regalar. Che bada ben che non si bagna, che lo voglio regalar. Lo voglio regalare perché le ho un bel macetto. Lo voglio dare al mio moretto questa sera quando viene. Lo voglio dare al mio moretto questa sera quando viene. Le è andata la rosina. Ma perché io son poverina, mi fa piangere e sospirare. Ale, abbiamo fatto cantare tutti. E con questa musica di sottofondo andiamo a concludere questo speciale dedicato alla grande cena qui alla Bocciofila di Vallefoglia. A nome di Fanno TV ringrazio per la grande accoglienza che ci ha riservata questa splendida serata. Alle mie spalle, come vedete, sono partite le danze, la musica è quella popolare. È veramente stato uno speciale dove abbiamo respirato quelle che erano le radici di una volta, che fanno grande anche la storia che stiamo vivendo oggi. Grazie ancora agli amici di Vallefoglia e sicuramente alla prossima. Thank you.